Questi quadri non devono avere dei prezzi proibitivi, perché nella mia ideologia e nella mia filosofia volevo dare a tutti un'opera d'arte in casa, perché è una maniera per entrare nella vera cultura. Comprando una piccola opera d'arte ci si interessa, si vanno a vedere i musei, le collezioni, si entra nel DNA, entra l'arte nel DNA di una persona. Il mercato l'ho creato io, non esisteva, prima era solo un mercato clandestino, adesso è un mercato che è tornato alla luce del sole, è un mercato che stiamo creando insieme alla pazienza e alla lungimiranza di tutti questi grandi maestri. Io ho 48 grandi maestri che lavorano per noi. Non è il quadro, è bello in sé, ma